Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare alcuni consigli per eliminare il primo boss di Baldur's Gate 3. Il nostro primo boss lo incontriamo esattamente sul Nautiloide in fiamme, nella sezione iniziale del gioco dove siamo costretti ad offrire il nostro aiuto ai Mind Flayer contro le forze demoniache del comandante Zalk. Ed è proprio il comandante in questione l'obiettivo della nostra missione. Per prima cosa ragazzi tenete a mente una cosa fondamentale, il salvataggio, perché nel caso di fallimento avrete un checkpoint da cui ripartire. Il combattimento a prima vista può sembrare molto difficile considerando che il Mind Flayer non può sopportare troppi colpi e ad un certo punto intervengono altri demoni in aiuto del comandante, quindi in breve abbiamo pochi turni per eliminare il bersaglio. Il nostro team inizialmente è composto soltanto da 3 membri, noi, Lazel e Shadowheart. Tuttavia è possibile ricevere un aiuto extra da parte di una creatura bizzarra che ci seguirà come companion se riusciamo a liberarla da un cadavere. Questa creatura, per quello che ho potuto riscontrare, risulterà un valido aiuto nella fase di combattimento in quanto ci fornirà un buon supporto in termini di danni. Tenete conto che, qualora non doveste riuscire a superare le prove con i tiri del dado, vi consiglio di ricaricare la partita. Probabilmente non è il massimo in termini di roleplay, ma fidatevi che se volete recuperare la spada di Zalk, un aiuto di questo tipo è fondamentale. Ma veniamo dunque alla parte dedicata allo scontro. In questo caso con Shadowheart ho utilizzato l'opzione Sprint per raggiungere velocemente il Mind Flayer e applicargli lo Scudo della Fede che, ricordiamo, conferisce un bonus di +2 alla classe armatura per la durata dell'incantesimo. Terminato il turno, con il mio personaggio principale ho attaccato il primo bersaglio, dopodiché ho avvicinato il companion, noi, all'imp sulla sinistra per mantenere l'aggro. E idem ho cercato di fare con la Zell. I mob in questione sono più un fastidio che un pericolo, ma vi consiglio di eliminarli per aprirvi meglio la strada. Nel mentre, con Shadowheart cercate di rimanere in posizione di fianco o dietro a Zalk e non risparmiate qualche colpo. O, perché no, anche una spinta. Una volta eliminati i primi 2 mob, con la Zell ho sprintato direttamente dietro a Zalk e l'ho colpito con l'attacco colpo di pomolo. Cercate sempre di colpirlo alle spalle se potete e di trovarvi in una situazione vantaggiosa. L'obiettivo da qui in poi consiste nel circondare il comandante. Non preoccupatevi di lui, poiché il comandante avrà l'aggro perennemente sul Mind Flayer, quindi avrete tutto il tempo per malmenarlo, senza preoccuparvi troppo delle conseguenze. A proposito, con Shadowheart usate l'abilità di cura per ripristinarne un po' al Mind Flayer. Ricordatevi che al 9° turno si avvicineranno altri 2 demoni, quindi fate in modo di concludere lo scontro prima che questi possano ingaggiarvi. Una volta che avrete eliminato il comandante, potrete lottare il suo cadavere e ottenere l'ambita Everborn Blade. Però fate bene attenzione perché se il Mind Flayer risulterà ancora vivo, si rivolterà contro di voi. Quindi cercate di prendere con un po' di anticipo le dovute distanze. Giusto per informazione, se i vostri compagni dovessero perdere i sensi in questa parte dello scontro, non preoccupatevi perché li troverete comunque dopo lo schianto. Quindi non perdete tempo a rialzarli, ma correte sprintando verso il trasponditore, ignorando i mob nelle vicinanze. Una volta che sarete atterrati, se avrete recuperato la spada, la troverete nel vostro inventario o nell'inventario di un personaggio di origine. Ovviamente, se doveste fallire nel tentativo la prima volta, ricordatevi di ricaricare il salvataggio.
Probabilmente gli amanti del roleplay puro storceranno il naso, ma se volete mettere le mani sulla spada, preparatevi ad affrontare questa sfida diverse volte. E questo è tutto ragazzi per il video di oggi. Io vi ringrazio come sempre, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!